La possiamo inquadrare come la vittoria del cuore, quella ottenuta quest'oggi contro Valmontone? Assolutamente sì, una vittoria voluta, una vittoria conquistata veramente con la massima abnegazione, con la sofferenza, perché non era semplice giocare contro una squadra reduce da 7 vittorie consecutive, contro una squadra che schiera 2 giocatori nel ruolo spot di 5 e 4 che potrebbero giocare ai piani superiori, e soprattutto affrontarla dopo una bruttissima prestazione contro Catanzaro e soprattutto affrontarla senza Bartolozzi e con Gianmarco Leggio che veramente ha superato l'ostacolo, perché tutti e due hanno avuto un virus fortissimo. Coinquilini, era inevitabile. Bartolozzi non è riuscito ad alzarsi dal letto, Leggio ce l'ha fatta e è stato determinante. Quindi una vittoria importantissima che ci fa capire che solo attraverso il sudore, la voglia, la volontà, le partite si possono e si devono vincere anche quando sembrano perse. Nulla è impossibile. Se Petrazzuoli marca Bisconti, questo fa capire che con la forza di volontà si possono superare davvero ostacoli incredibili. Petrazzuoli ha marcato molto bene, Petrazzuoli ha fatto una grandissima prestazione difensiva, in attacco ha sbagliato qualche tiro, ma le partite si vincono sia in attacco che in difesa. No, ma stasera sono stati tutti encomiabili, Mennella, Beatrice ha fatto una grandissima partita, ma così come tutti, la vittoria del collettivo, siamo contenti di aver aggiunto altri 2 punti, ora andiamo a Cagliari sperando di recuperare Bartolozzi, il miglior Leggio. Siete riusciti anche a mantenere i nervi saldi, perché dopo i 5 falli fischiati a Leggio, i 5 falli fischiati a Paci, c'era il rischio che vi faceste prendere dal nervosismo, dal sentirvi anche vittime, tra virgolette, delle decisioni arbitrali. Invece i tuoi ragazzi hanno pensato solo a giocare. No, noi dobbiamo pensare sempre a giocare, infatti siamo la squadra che ha preso meno tecnici, ma personalmente ne ho preso uno. La svolta è stata a 4 minuti e 30 quando, se noti, dopo quella sospensione di Valmontone siamo passati box e one, abbiamo completamente rotto il loro ritmo in attacco, sono stati molto più con la palla ferma, hanno trovato dei canestri difficili da 3 punti da molto lontano, ci può stare, però lì siamo stati bravi secondo me a leggere la situazione e a metterli in difficoltà in quella lettura, e quindi là abbiamo fatto il vero break. Però una partita, ti ripeto, 85 punti in queste condizioni non sono pochi, siamo stati davvero bravi. 3 giornate al termine, l'obiettivo della Virtus Arechi Salerno è quello di? Vincerle tutte e 3. Vogliamo vincerle tutte e 3, ci proveremo, ce la metteremo tutte per vincerle tutte e 3. Intanto i 2 arbitri sono riusciti a mettere d'accordo sia i tifosi di Salerno che quelli di Valmontone, che erano entrambi scontenti. È stata una direzione un po' particolare, non voglio che tu entri nel merito, però ci vorrebbe più serenità nel momento in cui ci sono delle partite così importanti. La tensione già tra i giocatori è molto alta. Il primo compito degli arbitri non dovrebbe essere quello di tenere il clima sereno e disteso in campo? No, se a me mi conosci, parlare degli arbitri non mi piace tantissimo. Nel complesso, se vuoi un giudizio spassionato, anche se molto a caldo, non hanno arbitrato male. È chiaro che a volte poi è la situazione, loro devono decidere in un attimo di secondo, quindi come sbaglio io, come sbagliano i miei ragazzi, a volte possono sbagliare loro, ma la cosa più importante è che se lo fanno sempre in buona fede, quindi bisogna capire che gli arbitri, noi giochiamo a pallacanestro anche grazie a loro, fanno parte del nostro gioco, quindi vanno rispettati e sono esseri umani come noi, sbaglio io, figurati se non possono sbagliare anche loro, ecco, questo sì la penso, e tu mi conosci, quello che io penso dico, e quindi